piace? Ah, bene. È arrivata la Genzi? Sì, signorina Marchesa. Oh, guarda, credevo di no. La mia paura è invece un'altra. Dell'incontro di Eli con la Genzi. Oh, guarda, pensavo proprio a lui. Lo so. E come fa a saperlo? Perché non è qua. E lei vuole che venga. Appunto. Ma si figuri, Marchesa, che si è messo ad andare di sera e con questo mare sulla sua lancia a vela. Pazzia. Tira un vento. Sì, mio nipote. Credo che sia ancora a casa. O forse no, è andato al Bar del Sole. Insomma, cercatelo e ditegli a mio nome che non tardi ancora a venire. O sì, come si trova, non importa. E che avete l'ordine di non tornare senza di lui. Dio volesse che si adirasse per un ordine così ridicolo. S'adirerà. S'adirerà senza dubbio. Ma verrà, per non crearmi dispiacere. Anzi, credo che s'adirerà ancora di più quando saprà il vero motivo per cui lei vorrebbe che non venisse. Lei non sarà così ingeneroso da dirglielo? Glielo dirò. Se lei glielo dice, io? Lei? Niente. Lo farò pentire. Si parlava naturalmente di te, cara. O piuttosto dell'attrice in generale. E non si diceva altro che bene. Di lei, sì. Non dell'attrice in generale. Non è vero. Parlavamo semmai di quelle che non possono essere considerate vere attrici, sostenevo io. Ma del resto, voi che avete tanto il tupè di sbattere in faccia agli altri la verità, perché non confessate di aver sentenziato che per voi la Donata non può essere sincera? Non si confonda, è bello. Risponda subito, su. Non mi confondo. Non mi confondo. Beh, io la conosco come attrice, non come donna. E allora volevo sapere se lei... Se sono sincera? Ecco perché voi attrici avete questo in più di tutti noi. Voi potete vivere come davanti a uno specchio. Come davanti a uno specchio? Ecco sì, perché... Se per caso capitasse a qualcuno di noi di soffermarsi di sfuggita davanti a uno specchio, nell'atto di piangere del più cosciente dolore o di ridere della gioia più spensierata, ecco che subito il pianto e il riso sono troncati dall'immagine che ne abbiamo riflessa in quello specchio. Verissimo. Del resto ne può far la prova ognuno. Non si può più né ridere né piangere. L'immagine arresta. Sì, ecco, voi avete questo dono in più di tutti noi. Voi potete vivere sulla scena sapendovi guardata da tutti, sì, come davanti a tanti specchi quanti sono gli occhi degli spettatori. Ma io non vedo mai gli spettatori, né penso mai a loro recitando. Ecco, voi potete stare sulla scena come se loro non ci fossero, e credete bene che anche voi durante le scene d'amore li chiudete gli occhi, sì, istintivamente, quando vi abbandonate, li chiudete. Ah sì? Io non lo so. Sì, senza saperlo, senza volerlo, li chiudete. E se un giorno, come vi auguro, vi capiterà di chiuderli per davvero, per vostro conto, ecco, voi li copierete. Ecco tutto, tanto è vero che non c'entra l'esperienza. Però, scusate, è pure una bella condanna, dico io, amare in pubblico, alla vista di tutti, senza poi saperne nulla per sé. Ma è pur l'unica possibilità di vivere tante vite. Thank you.
Non devo più pensarci neanch'io, ma vivere, essere come te. Sì, perché forse tu non lo sai. Io non ho mai appartenuto a me stessa ad un canto, anche se dall'altro ho appartenuto a me troppo. Sempre sola, senza voler mai pensare a certe cose. Ecco, a certe cose, che ora tutto d'un tratto mi hai rivelato, ma vedi, in una maniera così improvvisa. Che ora vorrei che mi fossero ancora nascoste, perché tu... Perché io? Perché tu possa di nuovo trovarle in me, ma altrimenti... E come? Ho avuto paura. Ma di chi? Di me? No, mi sono guardata. Guardata? Ma che dici? Sì, sì, perché io non posso pensare di essere tra le sue braccia una cosa soltanto sua. Un corpo là, nient'altro che diventa suo. Ecco, io in quei momenti provo quasi il ribrezzo per me stessa. Mi sento tutta sconvolgere. Vuoi che sia in questo tutta la mia vita? Tu pensi che possa essere in questo tutta la mia vita? No, è per questo che ti dico che non devi lasciare il teatro. Donata. Certo mi fece piacere, ma poi basta. Allora io, e
allora io mi sono messa d'impegno, sì, per dimostrargli che benché per lui non mostrassi il minimo interesse, aveva ragione d'aver paura di me. E presi subito fuoco! Subito! Come una capace di tutto! Ma io non sono mai stato così. Foste voi, proprio voi, a furia di dirlo, di leggerlo a tutti negli occhi, soprattutto dei vostri! Ma che volete? L'avete fatto credere alla fine anche a me che sono una capace di tutto! Murata! Murata senza che ne scampo in questo concetto che la gente si è fatta di me! Capace di tutto! Anche di rubare, perché no? Stupida, se non avessi approfittato. Non dico rubare, benché per il gusto di giocare. Ma sapete che ho lasciato perfino che prima mi si esaminassero le carte? E con te non si sa mai, eh? E io sorridere, sì. Capace di imparare. Ma è spaventoso. Perché allora capirete una cosa, Farla o non farla. Creare, e allora soltanto ci si trova.